Ciao Clara e benvenuta su Spettacolo News. Innanzitutto come stai e poi se ci puoi anticipare come ritroveremo quest'anno il tuo personaggio, insomma, al Paradiso. Ciao a tutti. Allora, il nuovo personaggio di Elvira, lo vedete, è lampante che ha cambiato look. e questo la fa sentire più sicura di sé, più bella, più donna. Quando una donna cambia taglio di capelli qualcosa succede, bello o brutto, non si sa, ma comunque ci sono dei cambiamenti, non posso andare nel dettaglio. Senti, abbiamo visto prima Emanuele, mi diceva che Salvatore è realizzato dal punto di vista professionale, ma da quello sentimentale non si sa. Tu ci puoi dire qualcosa? Sei correlata a lui? Sì, è finita la scorsa stagione che abbiamo lanciato come no, l'inizio di una nuova relazione. Io gli avevo dichiarato il mio amore già quasi da inizio stagione. Lui ci ha messo un po' di più, si è accorto con i suoi tempi e mi ha invitato a cena. Poi insomma, il nostro rapporto sicuramente non morirà qui, perché per Elvira Salvatore è stato molto importante come punto di riferimento al Paradiso, come amico. Poi che diventi un amore o rimanga un'amicizia poco importa, perché è importante, credo, il legame profondo che c'è tra i due. Senti, quest'anno ci saranno anche parecchie new entry tra le veneri e non solo. Con chi interagirà di più il tuo personaggio e se questo poi causerà una sua evoluzione? Nuove veneri sicuramente. Delia, che è la parrucchiera, una parrucchiera che farà la nuova Venere, è la mia parrucchiera, è la sua opera d'arte questa, quindi sì, siamo sicuramente con lei, ho un buon rapporto. Bene, senti, si dice sempre che il segreto del Paradiso sia la grande famiglia che si viene a creare. Come ti stai trovando in questi anni? Ah, benissimo, per me l'anno scorso era una prima esperienza, quindi sono felicissima di essere entrata subito in un posto di lavoro così, che effettivamente è una famiglia. Lavoriamo tutti i giorni insieme, quindi per forza si crea un rapporto, però non è così scontato che nascano dei rapporti proprio di amicizia. Bene, bocca al lupo per questa stagione del Paradiso e speriamo di vedere una Elvira sempre più emancipata. Il taglio di capelli secondo me un po' lo suggerisce, stai molto bene, complimenti. Grazie, grazie mille, continuate a seguirci, ciao.